attaccano in manette il partenicese Salvatore Rigono, fermato per rapina ad un'anziana signora. A Trappeto, polemiche nei confronti dell'operato del sindaco Giuseppe Vitale da parte del consigliere comunale Salvatore Orlando. Alcamo, ultime novità riguardo la Tares. Partinico, la storica fontana Otto Cannola senza acqua, analisi da parte dell'ASP. Caldo, sole e tanta gente in spiaggia, ancora estate in Sicilia nonostante siamo nel mese di ottobre. Il 2 ottobre scorso, festa dei nonni, festeggiati gli anziani anche a Balestrate. Arriva il tennis anche a Trappeto, ascoltiamo l'intervista con l'istruttore Luigi Ciulla. Bentrovati con la terza edizione del TG Trinacria, cronaca, sport, parliamo anche di Partinico e di Alcamo, della Tares, in arrivo nuove bollette per i cittadini alchemesi. Cominciamo con il primo servizio, parliamo di cronaca, nuovamente in manette il partinicese Salvatore Rigano, fermato ad Alcamo dai carabinieri per rapina ad una anziana signora. Vediamo il servizio. È stato nuovamente dato in arresto il partenicese Salvatore Rigano, il giovane malvivente per il quale lo scorso 17 settembre erano scattate le manette ai polsi per una rapina ad Alcamo insieme ad un complice a danni di un'anziana signora di 87 anni. L'episodio si riferisce al 5 settembre scorso, quando intorno alle 10.30 del mattino due giovani a bordo di un'auto avevano preso di mira l'anziana donna che indossava una preziosa collana in oro strappandogliela di dosso e facendola cadere a terra. In quella circostanza i vicini di casa che avevano assistito al fatto avevano fatto scattare l'allarme e grazie alle telecamere di sorveglianza situate proprio nei pressi dell'abitazione della donna, i carabinieri di Alcamo erano risaliti ai due rapinatori, il 43enne Salvatore Serraino e il 25enne Salvatore Rigano, finiti ai domiciliari per tentata rapina aggravata. I carabinieri di Alcamo sono nel frattempo andati avanti con le indagini, confrontando le immagini acquisite nei mesi scorsi dopo alcuni scippi e rapine verificatesi sul territorio alcamese, con quelle acquisite più di recente per verificare se i due fossero gli autori di altri episodi simili. Adesso, grazie anche alla dichiarazione di alcuni testimoni, Salvatore Rigano è stato riconosciuto quale responsabile di un'altra rapina commessa con le stesse modalità nei confronti di un'anziana di 78 anni il 16 settembre scorso. Grazie agli elementi raccolti da parte delle forze dell'ordine, i carabinieri di Alcamo lo hanno tratto in arresto per la seconda volta e per lui è stato disposto la custodia cautelare. Ora il giovane partinicese, che già stava scontando per il precedente episodio un periodo di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, dovrà rispondere anche di questa ulteriore rapina. Tra l'altro gli inquirenti stanno valutando se a Salvatore Rigano sono riconducibili altre rapine ad Alcamo verificatesi nei mesi scorsi. Spostiamoci adesso a Trappeto, polemico nei confronti dell'operato del sindaco Giuseppe Vitale, consigliere Salvatore Orlando, vediamo la sua intervista. Consigliere Orlando, come mai l'altra volta avete fatto un'intervista a Teleazzo spiegando il consiglio comunale? Perché proprio, anzi, intanto ringrazio Digi Trappeto della possibilità che mi sta dando a tutta l'opposizione di spiegare quello che è successo. Durante la manifestazione Dolcinote, nella prima serata che è coinciso con il consiglio comunale scorso, l'assessore Randazzo mi ha chiesto se potevo spiegare a Teleato i punti all'ordine del giorno, in quanto non se li ricordava o non si sentiva di fare l'intervista, e anche la signora di Teleato mi ha chiesto di parlare io a posto suo perché non sapeva di cosa si era parlato al consiglio, e ho spiegato cosa si è parlato nel consiglio comunale. Mi ha chiesto la signora cosa si era parlato in quello che ha fatto lui nell'anno precedente nella relazione annuale. Ho detto che il sindaco non c'era, ma che io l'avevo letta. Appunto, leggendo quella relazione annuale ho potuto notare che se sono stati presentati in un posto che non so se potranno mai finanziati al CIPE molti nostri progetti passati. Una continuità amministrativa e intelligenza politica, cosa che non ha capito il sindaco. Io non ne stavo parlando male, il sindaco si è offeso nel dire che i progetti sono suoi, non sono dell'amministrazione passata. Su questo che ha detto che ci possiamo incontrare, invito anche Digi Trappeto di organizzarlo, un dibattito con date e tutto, anche se porto il leader del mio gruppo che è Pino Muscolino, e vediamo proprio le date e tutto. Ma non era su questo che volevo parlare oggi, ma sull'atteggiamento del sindaco, che si è offeso quando qualcuno parla di lavori che sono stati iniziati prima.
È intelligenza politica continuare un lavoro fatto da altri. È come se c'è un porto lasciato a metà e salgo io che sono un tuttista come il sindaco e non faccio più quel porto, butto giù, ne faccio un altro tanto per dire che lo sto facendo io. Non si lavora in questa maniera. Ma non era proprio sui punti che io volevo proprio su questo atteggiamento di tuttismo, che non ne parlo io, ne parla la stessa maggioranza, i consiglieri di maggioranza, che alcuni giusto con cui ho parlato, che ne parlano al bar, che è tutto mio, era questo soltanto il problema, non è tutto mio, perché forse riuscirà in 5 anni a farci dire che anche il nome Trappeto l'ha inventato lui, è proprio questo il tipo di atteggiamento che non fa parte della politica, che dovrebbe essere di tutti. E nella prossima edizione del TG Trinacria sentiremo la replica da parte del primo cittadino trappetese Giuseppe Vitale nei confronti di Salvatore Orlando. Adesso lasciamo Trappeto, spostiamoci adesso ad Alcamo, parliamo di tasse, perché ci sono novità riguardo la TARES pagata da cittadini alcamesi, l'ultima risale al 30 settembre scorso. In arrivo però dalle parole dell'assessore Gianluca Binanti altre due rate, anche se l'assessore alcamese parla di alcune riduzioni e agevolazioni nei confronti dei cittadini, dei cittadini alcamesi. Vediamo. Assessore Binanti, la situazione TARES ad Alcamo com'è? La situazione TARES è molto semplice e lineare, nel senso che purtroppo la legge 214 del 2011 ci impone l'introduzione di questa nuova tassa. Questa nuova tassa, a differenza della vecchia TARSU, impone all'ente di coprire il servizio interamente con la tassa stessa, mentre in passato con la TARSU noi coprivamo l'83% del costo del servizio e l'altro 17% veniva spalmato con le altre entrate del bilancio, dei trasferimenti all'IMU, all'ICI, a quello che erano le altre entrate. Invece adesso abbiamo l'imposizione di legge di coprire il costo del servizio. Di fatto col Consiglio Comunale di stasera noi andremo a approvare il regolamento che introduce la tassa, quindi di fatto stasera non faremo alcun tipo di aliquota né di piano finanziario, quindi noi introduciamo la tassa e ne stabiliamo agevolazioni e riduzioni. Noi abbiamo proposto al Consiglio Comunale una serie di agevolazioni sia per il mondo, per l'attività domestica, quindi per l'uso di edifici a uso domestico, sia per gli edifici ad uso non domestico. Per farla breve, le attività imprenditoriali, manifatturiere, artigianali, commerciali, tutte quelle zone dove si fa produzione promiscua di trasporto di rifiuto speciale e rifiuto assimilato all'organico, ci sarà un abbattimento forfettario che consente di ridurre l'imposta. Più ha una serie di altre agevolazioni che prevedono l'esenzione della tassazione per le aree di manovra, per le aree sprovviste di utenza di energia e di acqua. Ci sono una serie di agevolazioni che abbiamo, che erano previste per la TARSU, le abbiamo tutte ribaltate nella TARES. Per invece l'uso domestico ci sono delle agevolazioni per chi occupa l'abitazione in maniera stagionale, chi è residente all'estero per più di 6 mesi, chi è monooccupante, e quindi sono una serie di agevolazioni appunto per andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini. E la storica fontana Ottocannola di Partinico a secco di acqua, analisi da parte dell'ASP, sentiamo Salvatore Toia. La storica fontana barocca di Partinico, conosciuta come Ottocannola, l'unica fontana ancora attiva nel centro abitato, è rimasta a secco di acqua. Il provvedimento è stato adottato con apposita ordinanza dal sindaco Salvo Lo Biondo a seguito di una segnalazione dell'ufficio igiene dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dalla fontana, in seguito ad un prelevamento, è stato rinvenuto la presenza di batteri non a norma con i parametri, diverse le origini che possono avere portato alla contaminazione. O il contatto dell'acqua con l'ambiente esterno, oppure possibili infiltrazioni provenienti da fognature, scarichi superficiali o pozzi perdenti, oppure l'inefficienza degli impianti di disinfezione. Adesso l'ASP effettuerà delle analisi di campione d'acqua per capire quali tipi di batteri sono presenti nell'acqua della fontana partinicese. Necessita, scrive l'ufficio igiene pubblica, una maggiore attenzione alla clorazione delle acque prima della distribuzione, atteso che al campionamento sono state rilevate soltanto tracce di cloro residuo. Immediata la presa di posizione del sindaco a tutela della salute pubblica. Infatti è stata emanata un'ordinanza nella quale si dispone non solo l'affissione di cartelli che indicano il divieto di potabilità, ma anche l'interruzione dell'erogazione idrica. In una nota inviata all'APS, la società Acque Potabili che gestisce il servizio di erogazione idrica in città, viene sollecitato non solo di risalire alle cause dell'inquinamento,
ma di estendere i controlli anche agli altri punti di distribuzione. Viene oltretutto ordinato di attivare la necessaria colorazione con il ripristino delle caratteristiche organolettiche ed analitiche delle acque, in modo da consentire il loro utilizzo anche ad uso potabile. Non è la prima volta che si verificano questi tipi di problemi di inquinamento delle acque nel centro storico. Ancora oggi persiste, ad esempio, il divieto di potabilità nel quartiere attorno al Largo Modica, per via della presenza di agenti inquinanti riscontrati dai rubinetti di alcune abitazioni. C'è ancora caldo, sole e tanta gente in spiaggia, nonostante siamo nel mese di ottobre, l'autunno è arrivato, anche se, insomma, visto le temperature molto lontane ancora il clima autunnale, abbiamo fatto un giro nelle spiagge del nostro territorio, c'è tanta gente in spiaggia, è molta estate, vediamo questo servizio. L'estate in Sicilia, così come negli ultimi anni, si prolunga anche nel mese di ottobre. Caldo estivo, accompagnato dalle immancabili sgradite zanzare, le spiagge sono state affollate, in special modo durante l'ultimo fine settimana di settembre, da turisti e bagnanti. Mare calmo e cristallino, temperature tipicamente estive, l'autunno sembra ancora lontano, anche se le previsioni parlano di un graduale peggioramento nell'ultimo fine settimana in Sicilia. Intanto, però, a inizio ottobre c'è ancora gente in costume a prendere la tinterella in spiaggia e rilassarsi a mare, una situazione che ormai anche negli anni scorsi ha visto buona parte della Sicilia, dove la bella stagione è andata avanti fino a autunno inoltrato, sempre sulla carta. A questo punto viene da chiedersi come mai i paesi siciliani ad alta vocazione turistica non organizzano incontri per turisti anche a settembre-ottobre con iniziative che abbracciano anche questi mesi, visto che la pioggia e il maltempo non fanno parte di questo scorcio di Sicilia. Sarebbe un incentivo per recuperare in bassa stagione ciò che la crisi non ha portato agli operatori turistici, albergatori e strutture ricettive nei mesi di luglio e di agosto. Il 2 ottobre scorso si è festeggiato la festa dei nonni, una festa molto recente istituita nel 2005, festeggiati i nonni anche nel paese di Balestrate, vediamo. I nonni spesso sostituiscono i genitori anche perché in questa società c'è bisogno del loro aiuto? Senz'altro, infatti noi proprio con questa iniziativa abbiamo voluto valorizzare la presenza dei nonni, non solo nel contesto familiare ma nella società, perché è un ruolo importante che va valorizzato, che affiancano i bambini nell'aiuto non solo proprio come sostegno fisico ma anche come sostegno morale, sono coloro che le aiutano a crescere, a affrontarli e a prepararli un futuro, quindi è importante darci valore e festeggiarli anche nel piccolo, come c'è la festa della mamma, del papà, anche oggi è la loro festa e così abbiamo voluto organizzare questa iniziativa. Stamattina in chiesa con i bambini e tutta la scolaresca che ha partecipato e oggi qua nella casa di riposo. Sindaco, una festa che è nata nel 2005, la festa dei nonni anche Balestrate, per questa prima occasione vuole festeggiare i nonni? Una festa opportuna, ho colto con molto senso di responsabilità, dico, l'iniziativa che l'assessore del servizio sociale ha intrapreso, perché rivalutare il ruolo dei nonni è importante, perché diciamo il nonno è il fulcro iniziale di una famiglia. Io posso affermare con certezza che ci sono famiglie che riescono ancora oggi a superare le difficoltà economiche e familiari grazie al fatto che i nonni sono a casa, stanno con loro e vivono anche e soprattutto della pensione dei nonni. Ma al di là del fatto economico, l'importanza della presenza del nonno sta anche nel valore che loro hanno, l'esperienza, gli insegnamenti che per la loro esperienza possono promanare ai ragazzi. Allora, nonna Francesca è la nonna più simpatica del mondo. Lei, signora, ha 93 anni, quanti nipoti e quanti pronipoti ha? Due pronipoti, uno è presente. Nipoti dei figli, ce n'ho 5. Con i mariti sono 3, che sono 3 sposati. E poi c'è un doppio. Lei è nata nel 1920, ancora è molto molto lucida. Sembra. È così? Secondo. Lei a suo nipote cosa ha insegnato, alla sua esperienza sicuramente? Anzitutto di fare bene. E quando una persona ti tratta male, non la trattare male pure tu. Porgi l'altra guancia. Appunto, non lo volevo dire. Lei ha fatto anche una poesia, la vuole leggere ai nostri telespettatori? La sento, non della dentro, sì. Dunque, signore e signore, fate silenzio. Un grazie va a tutti voi.
Un grazie va a tutti voi, al sindaco, all'assessore, a tutte le autorità del comune di Balestrate, al parroco, agli operatori della comunità, il sorriso che avete contribuito alla realizzazione della nostra festa, la festa dei nonni. E fate di Simone, ai nonni, ai nonni. Un grazie va anche ai nostri nipoti che con tanto amore ci hanno donato e continueremo a donarci sorrisi, attenzione ed emozione. Grazie da tutti noi. E insomma, non so più mai. Un pochettino. Chiudiamo parlando di tennis, arriva anche il tennis nel piccolo borgo marinaro di Trappeto, nella struttura polivalente Salvatore Militello. Ascoltiamo l'intervista con l'istruttore di tennis Luigi Ciulla. Arriva anche il tennis a Trappeto, tanti bambini, tanta passione, tanta volontà per questo bellissimo sport. Sì, in effetti forse il tennis mancava qui a Trappeto. Noi abbiamo iniziato un corso estivo tra luglio, nel mese di luglio, agosto, così, un corso gratuito per vedere un po', per fare avvicinare un po' soprattutto questi bambini che magari non avevano la possibilità, magari a loro piaceva e non avevano la possibilità di praticarlo. Abbiamo dato la possibilità di... cioè abbiamo iniziato questo corso per avere una continuità di questo sport. Siamo da settembre, che è da settembre a giugno 2014, praticamente sperando che questi bambini, diciamo, possano andare avanti, soprattutto questa è la cosa importante. Poi noi abbiamo praticamente abbiamo circa 40 allievi, di cui, diciamo, ci sono bambini dai 5 anni, 7 anni, cioè fino agli adulti. Anche gli adulti si possono avvicinare soprattutto a questo sport che magari a loro hanno praticato da autodidatta e stanno iniziando veramente a fare qualcosa di buono. Allenante due volte a settimana, quindi la struttura polivalente. Sì, perché martedì e giovedì, perché avendo la struttura polivalente praticamente qui a Trappeto, abbiamo la possibilità solo di farlo martedì e giovedì, e per, diciamo, le possibilità che abbiamo sono queste, non abbiamo altro per poter fare in più. E sperando che qualcosa magari più in là possa accadere per fare qualcosa in più, magari qualche partita, qualche campo in più, ma non lo so. Poi il comune magari ci darà la possibilità di costruire qualcosa, di fare qualcosa un po' un po' meglio di adesso. E anche per questa edizione è tutto, appuntamento alle prossime edizioni. Mi raccomando sempre di collegarvi con il sito www.trinacriawebtv.it e naturalmente nella nostra pagina Facebook. Appuntamento alle prossime edizioni, buona giornata.